Grazie Nicole per la presentazione. Sì, come stava dicendo Nicole, sto cercando di creare la comunità del Pug anche a Pescara, che comunque in maniera o nell'altra manca in questo momento. E quindi spero di riuscire a creare una piccola community anche qui da noi. E ringrazio il Pug Romagna per avermi dato la possibilità, oltre a essere uno speaker, anche di gemellarci con loro per cercare di far salire, per cercare di far nascere questa community. Allora, come dicevo, sono Teo. Attualmente sono uno sviluppatore presso DeepCube, che è un'azienda locale, e da un anno e mezzo sono anche un freelance. Ho lavorato in una grossa multinazionale della zona dal 2011 e ho iniziato a sviluppare in Laravel dal 2015, da quando c'erano i primi accenni della versione 5. E niente, oggi parliamo di multi-tenancy. Che cos'è il multi-tenancy? Allora, un'applicazione multi-tenant è un'applicazione che serve diversi gruppi di utenti barra clienti, in cui gli utenti barra gruppi non possono vedere i dati degli altri utenti barra gruppi. E esistono diversi approcci per questo. Esiste un approccio a singolo database o a multi-database. Cappello, l'approccio singolo database, multipli database, è dato comunque dal fatto che l'istanza dell'applicazione è la stessa per tutti i clienti. Quindi ci troveremo che il software, in questo caso quello di oggi, Laravel, rimane sempre lo stesso e dopodiché si cambia il database o si cambia il modo di interrogare il database tra un gruppo o un utente rispetto all'altro. Allora, quindi non mi va avanti. Ok, adesso sì. Esempi di applicazioni multi-tenant. Allora, principalmente si parla di SaaS, quindi di Service as a Service. E la G Suite è un'applicazione multi-tenant perché comunque ogni utente vede i suoi dati e, a meno di non condividerli e quant'altro, non può vedere i dati degli altri. Slack è un'applicazione multi-tenant perché ogni gruppo Slack, abbonatemi il termine, ha la sua URL e per esempio il GRUSP, se non ricordo male, GRUSP.slack.com e GRUSP.slack.com è differente da quello che può essere laravelitalia.slack.com e i dati che stanno là sopra sono completamente divisi tra l'uno e l'altro è fatto in modo da evitare che magari Laravel posso vedere i dati del GRUSP e GRUSP posso vedere i dati di Laravel. Tutte queste altre applicazioni comunque poi sono software multi-tenant per i motivi che ci siamo detti prima. Le caratteristiche di un software multi-tenant. Intanto riduzione dei costi. Alla fine il codice che dobbiamo andare a toccare è uno. Quindi e soprattutto anche i server che andiamo a mettere è uno o comunque è in un'ottica di avere un load balancer, saranno n server ma che fanno girare lo stesso applicativo. Proprio in virtù del fatto che il server idealmente è uno solo, c'è anche un singolo punto di deploy e questo permette di stare anche più tranquilli, di poter fare dei processi CI/CD comunque più semplificati. E
proprio perché il codice è sempre lo stesso, anche la manutenzione è più semplice perché non dovrò fare, non dovrò andare a vedere magari il problema del cliente A. Il problema del cliente A sarà anche il problema del cliente B, e comunque, e quindi andandolo a toccare da una parte, si risolvono. Allora, ok, abbiamo detto prima che esistono due approcci: l'approccio singolo database e l'approccio multidatabase. Nell'approccio singolo database i dati sono divisi logicamente all'interno del database. Quindi, idealmente, ogni tabella contenente i dati dei clienti, bisogna aggiungerci una colonna ID che riporta l'ID del tenant. Il tenant, lo ripeto, è quell'entità che può essere un utente o un cliente. Quindi il tenant ID è l'ID che rappresenta quell'entità all'interno del nostro applicativo. L'approccio singolo database ha dei vantaggi. Innanzitutto è l'approccio convenzionale, perché nella vita di qualsiasi sviluppatore molto probabilmente è capitato di ritrovarsi con la necessità di dover dividere i dati per gli utenti o magari per dei clienti e quant'altro. Le migration sono semplici perché il database è uno, quindi dover andare a fare una modifica al database si mette sopra la migration, la si lancia e passa la paura. In più, se dobbiamo mostrare i dati di più clienti barra utenti, si possono integrare facilmente in una stessa pagina, quindi magari se dobbiamo fare una reportistica o cose del genere, possiamo farlo facilmente. Però questi vantaggi si portano dietro degli svantaggi. Non mi sembra, ok. Intanto lo svantaggio più importante è che per ogni sacrosanta query che andiamo a fare sul nostro applicativo, dobbiamo andare ad aggiungere una WHERE per andare a prendere i dati solo e esclusivamente di quel tenant. Se non è una WHERE, comunque ha ad aggiungere uno scope dentro i model. Usare dei package di terze parti ci richiede comunque di fare delle modifiche al database o ai model, perché magari un package di terze parti può chiedere, per gestire multi-tenant, dico, può chiedere di dover aggiungere la colonna tenant ID, per esempio, perché è integrata proprio dentro al package e non se ne può uscire, e quindi comunque poi siamo costretti a modificare il nostro database. Scalare il database orizzontalmente, quindi su più server, è difficile se non introduciamo dall'inizio un concetto di shard. Quindi bisognerà comunque andare ad avere una vision a X anni avanti e portarsi a e dover pensare: ok, quanto crescerà il mio database, quanti dati dovrò tenere dentro, quanto effettivamente la sala macchina del cloud che ho deciso mi può salire verticalmente di risorse. Bisogna farsi queste domande. In più, comunque, l'ultimo svantaggio è che è complicato esportare tutti i dati di un singolo cliente. Non perché sia complicato in sé, però anche qui, quando andiamo a fare degli export, magari perché il cliente ci ha chiesto di voler cancellare tutti i dati, noi dobbiamo andare a vedere in ogni sacrosanta tabella del nostro database, andare a vedere, ok, tenant ID di questo cliente che è il 23, cancella tutto. E comunque porta via tempo e è propenso a fare errori, perché comunque magari si può dimenticare a mettere una WHERE, o ci possono essere
mille motivi per cui, in una maniera o nell'altra, possiamo essere indotti ad andare in errore. Con questo non significa che questo approccio comunque non sia valido. Parliamo invece dell'approccio con i database multipli. Proprio come dice la parola stessa, database multipli, i dati degli utenti o dei clienti sono divisi per database, quindi ogni cliente barra utente avrà la sua istanza del database o il suo schema, quindi può essere un server completamente diverso o uno schema completamente diverso. E in questo modo andiamo a separare, tra virgolette, fisicamente i dati dei clienti. Che vantaggi porta ad avere il database multipli? Intanto, c'è solo un punto dove bisogna andare a lavorare per quanto riguarda la segmentazione dei dati. Quindi, in un punto solo andrò a dire, ok, quando Tizio ti chiama, devi andare su questo database piuttosto che quest'altro. Invece che dovrà andare a dire in tutte le parti in cui noi andiamo a interrogare il database. Quindi, siccome c'è un singolo punto dove si segmentano i dati, direttamente è anche più facile da testare, perché in una maniera o nell'altra non ci dobbiamo stare a preoccupare di ogni singola where. Punto secondo, installi e stai a posto. In una maniera o nell'altra, installi il pacchetto, lo si configura, roba di 5 minuti, come vedremo dopo, e stai a posto, finito, non devi fare altro, perché dopodiché è il pacchetto del multitenant che si preoccupa di cambiare per te la connessione al database. Sicuramente, come ultimo vantaggio, ci sono anche meno possibilità che i dati di un cliente siano mostrati a un altro cliente, proprio perché c'è questa segmentazione dei dati a livello fisico, e quindi è altamente improbabile che, a meno che non ci siano proprio evidenti errori nel codice, che comunque i dati di A siano mostrati a B. Un altro vantaggio dei database multipli è che, come abbiamo detto prima, possiamo utilizzare i package di terze parti così come sono. Quindi non dobbiamo stare a modificare il database, non dobbiamo stare a modificare i model, non ci dobbiamo preoccupare di fare modifica al codice a tutti gli effetti. Un ulteriore vantaggio è che è più facile da scalare. Quindi, siccome i database dei clienti possono essere spostati o su altri server su altri server proprio, o in generale possono anche rimanere nello stesso server accomunati con altri clienti. Però, se magari il cliente A ti inizia a fare 100 giga di dati sul database, uno può prevedere di cambiare server, prendere uno più grande, con più prestazioni e quant'altro, perché abbiamo la possibilità di poterlo fare. Sicuramente è molto più facile scalare orizzontalmente l'applicativo, perché puta caso dovesse crescere a tal punto un database rispetto agli altri, questo può essere spostato e gli altri continuano a stare dove stanno, e in questo modo effettivamente cresce, si scala, perché comunque, in una maniera o nell'altra, abbiamo trovato il modo per aggiungere macchine senza doverci fare troppi problemi. E sicuramente un vantaggio enorme è che, rispetto all'approccio al singolo database, se dovesse morire un DB server, nell'approccio al singolo database, se dovesse morire il DB server, tutti i clienti stanno giù. Mentre nell'approccio multi-database, se i database sono divisi su più server, a quel punto solo il database di un cliente, solo un cliente sarebbe raggiungibile, tutti gli altri continuerebbero a usare l'applicativo come se nulla fosse. Un altro vantaggio è la portabilità dei dati.
Semplicemente, se un cliente mi dovesse chiedere, a posto, siccome io voglio trasferire i miei dati verso un altro provider, mi fai l'esportazione di tutto, esattamente come possiamo chiedere a Google o Facebook l'esportazione dei nostri dati. In questo modo tu puoi fare tranquillamente un SQL dump. Glielo dai, tu gli hai dato tutti i dati suoi senza doverti stare a preoccupare di niente. Basta un comando un comando terminale. Un altro vantaggio sicuramente è che i backup possono essere fatti per singole istanze del database. Quindi, se il cliente dovesse perdere, che ne so, mezza giornata di lavoro perché Tizio ha cancellato inavvertitamente tutta la tabella. Semplicemente uno fa il restore il giorno prima e è come se nulla fosse. Però il restore è fatto solo sulla singola istanza del cliente. Un sicuro vantaggio di avere un approccio che è database multipli è che puoi creare a un utente enterprise, a un cliente enterprise, puoi dare la possibilità di avere i dati on-premise e l'applicativo on-premise. Questo perché gli metti la sua istanza dell'applicativo, la sua istanza del database e non ti devi preoccupare di nient'altro. Poi, se un cliente volesse cancellarsi, lo si può fare con un drop database, ti sei risolto tutti i problemi. Ultimo vantaggio, lo giuro, è la possibilità di clusterizzare i clienti. Quindi, questo che significa? Che magari un deploy di una funzionalità, le manutenzioni, magari uno deve fare la manutenzione su un database e quant'altro, possono essere anche fatti gradualmente. Quindi, magari io ho 100 clienti e io mi organizzo il lavoro in batch da 10. E questi qua sono fatti in maniera scaglionata senza dare disservizi a tutti, ma solamente al singolo cliente o al singolo gruppo di clienti che decidiamo di su cui decidiamo di fare il lavoro. Un'altra cosa sicuramente interessante è anche la possibilità di dove far risiedere fisicamente i dati, perché in accordo col GDPR i dati degli utenti europei devono stare sul server in Europa. Quindi, se dovessimo creare un SaaS che è ufficialmente americano, ma dopodiché la Barilla ci chiede: guarda, vorremmo usare il tuo applicativo, ok, noi possiamo decidere che il database server per Barilla è fisicamente in Europa. Questo aiuta sia per il livello di GDPR che per quanto riguarda anche la cosa più semplice che possa essere la latenza, perché in una maniera o nell'altra, essendo più vicino fisicamente all'utente, c'è anche meno latenza. Tutti questi vantaggi portano anche degli svantaggi. Sicuramente lo svantaggio più grande per quanto riguarda l'approccio multipli database è che le migration sono più complesse. Intanto, ogni tenant, quindi ogni cliente, ha bisogno di far girare le proprie migration. Quindi l'applicativo si dovrà connettere a ogni singolo database e per fare le modifiche richieste. Questo comporta che, anche se per qualche secondo, però i tempi di deploy si allungano nel caso uno avesse, non dico 10, non dico 100, ma migliaia di tenant. Un altro svantaggio è che il database del tenant è diverso dal database che gestisce l'applicativo e quindi le migration devono essere fatte. Devono essere divise. Quindi le migration che vogliamo far girare esclusivamente sui tenant vanno messe da una parte,
e l'immigration che ci servono per il nostro gestionale, per il nostro gestionale, vanno messe da un'altra parte. A questo punto, per il mio applicativo, quale approccio devo seguire? Ci si possono fare delle domande. Hai bisogno di mostrare informazioni riguardanti tenant multipli sulla stessa pagina? Allora ti dico, presumibilmente l'approccio singolo è meglio, perché ti eviti di dover andare a interrogare 10, 100, 1000 database per accedere al dato. Hai la necessità di segmentare, esportare o mettere in premessi i dati per i clienti? Allora a quel punto, per le ragioni che ci sono dette prima, conviene andare sui database multipli. Pensi di usare tanti package di terze parti? Proprio perché usare package di terze parti su un approccio single tenant e single database può essere complicato dal fatto che ci sono tante modifiche al codice, allora presumibilmente uno dovrebbe andare sui database multipli. Ultimo, ma non meno importante, i tuoi clienti forniscono dati altamente sensibili sulla tua applicazione. Magari si parla di dati medicali, ma anche quello che potrebbe per assurdo anche essere il codice fiscale. Dico il codice fiscale, ma parlo di dati sensibili degli utenti. Proprio per evitare di andare ad avere anche la seppur minima possibilità che i dati di qualche utente siano mostrati ad altri, a quel punto conviene andare sui database multipli. Per Laravel, i package più noti sono questi. Hini Multitenant, che è il più vecchio. È iniziato con Laravel 5. E attualmente, vi dico, mi sa che è circa un annetto che Multitenant non viene aggiornato, che però la stessa società ha realizzato Tenancy Tenancy, quindi c'è semplicemente stato un cambio. Spatie a maggio, se non ricordo male, durante l'Aragon ha presentato il suo package di Multitenancy. E invece quello che mi è piaciuto di più è Stanci L Tenancy, che è quello che andremo a usare tra poco. È uno di quelli che comunque io personalmente preferisco, però ho visto anche gli altri, comunque hanno delle diverse potenzialità. A questo punto procediamo con la programmazione. Allora, perfetto. Che cosa ho fatto? Io per evitare di dover comunque partire proprio da zero, ho installato un'istanza di Laravel 8, aggiungendo semplicemente auth-ui, così abbiamo lo scaffolding per quanto riguarda login e registrazione, e ho aggiunto e configurato dal quick start del pacchetto il pacchetto del multitenancy che volevo farvi vedere. Dove sta? Eccolo qua. Si può fare. Che io non ho fatto altro che seguire. Ok, grazie. Che seguire Quick Start, quindi forse scarsi 5 minuti. Allora, per questo talk, quindi ho preparato il progetto, ho configurato giusto le rotte iniziali come è scritto nel Quick Start, ho configurato il database. Dove praticamente come configurazione
è preferibile avere all'interno della configurazione database, è preferibile avere due connessioni. Una per quanto riguarda il master, che solitamente viene chiamato master o central, e uno invece per tutti i vari tenant, che se notate, a differenza del master, qui non ho specificato qual è il nome del database, proprio perché è il pacchetto in sé, in base a le informazioni che gli vado a dare, che tra poco vedremo, cambia lo schema a cui mi vado a connettere. Ovviamente con l'approccio dove più server sono coinvolti nella gestione del database, dovremo andare a configurare il pacchetto che oltre a cambiare il nome del database, dovrà andare a cambiare anche l'host, la porta o tutto quello che vogliamo. Quindi, aprendo il database. Qua mi scuso se si vedrà un po' piccolo, ma non posso aumentare la dimensione dei caratteri su questo applicativo. Allora, ho creato il database multi-tenancy, dove ho fatto girare tutte le migration richieste. E le migration richieste dal pacchetto che ho scelto io a queste due tabelle, tenants e domains. Praticamente dentro tenants si vanno a definire i clienti in sé, mentre domains va a dire ok, per questo dominio usa questo tenant ID, per quest'altro dominio usa quest'altro tenant ID. Eventualmente, se un cliente dovesse aver bisogno di più URL, lo possiamo andare ad aggiungere facendo riferimento al tenant per il cliente. Fatta la prima configurazione, quindi ci ritroviamo con una situazione tipo questa, in cui avremo. In cui avremo il nostro sito dell'applicativo del SaaS. Quindi l'eventuale slack.com, se vogliamo parlare di Slack, in cui qua un cliente si può registrare, può fare tutto quello che deve fare per la creazione del proprio spazio. Dopodiché, una volta che abbiamo registrato il tenant, ci andiamo a ritrovare su i domini del tenant. Non l'ho detto, scusatemi. Per questo caso ho approcciato con l'approccio con il database multipli. Quindi, che significa? Che ogni volta che ando a creare un nuovo tenant, e lo vediamo subito, mi va a creare un nuovo database. Che in questo caso, per come è configurato di default, mi va a creare tenant e poi il nome del tenant. E quindi qua, siccome ho fatto due tenant, mi ha creato tenant 1 e tenant 2. Come gestisce la creazione dei tenant questo pacchetto? Lo vediamo con Tinker, che mi sto cercando una finestra su cui posso farci girare Tinker. Ok, allora riapro di qua la documentazione così non mi scordo i comandi. Allora, questo ovviamente lo faccio con Tinker perché non ho avuto voglia di creare delle rotte, delle classi che lo facessero per me. Però il funzionamento è semplicissimo. Gli vado a dire, usando il modello tenant, che è il modello che viene creato nella guida iniziale, ti fa creare immediatamente.
implementa comunque tutte le classi di tenant, andando a creare il modello, andando a usare il modello tenant di default, possiamo andare a creare nuovi tenant. Ok, usiamo foo, ci piace. Quindi così lui mi va a creare il tenant foo, e se adesso apriamo il database, vediamo che oltre ad aver aggiunto la riga all'interno della tabella tenants, ha aggiunto anche il database tenant foo. Chi è il tenant foo? Gli andiamo a dare un domain, gli andiamo ad aggiungere un domain, quindi rispettare la nomenclatura che abbiamo fatto prima, domain foo.test. Ora, da questo momento in poi, chi si connette da foo.test accederà ai dati di questo tenant. E questo lo vediamo. Lo vediamo, aggiungo un host foo. Caso io adesso, piccola parentesi, sto usando Artisan Serve per servire il progetto. Stiamo parlando di una cosa di sviluppo in questo momento. Se io adesso vado su foo.test, mi dice it works, giustamente, perché non ho riavviato qua. Ok. No, mi dice it works. Bella figura di cacca. Allora. Sì, ha ragione, non ho messo la porta. Vada, abbiamo il nostro pacchettino di Laravel che ci risponde. Però che succede? In questo momento abbiamo tenant foo. Posso fare una domanda? Quell'it Sì. works che ti appariva, ce l'avevi messo tu o era già... No, è il mio web server. Ok. Sì, che comunque c'ho un web server che mi ascolta sulla porta 80. Non c'entrava niente con questo qua. Quando è andato a generare il database, ha creato solo e esclusivamente la tabella delle migration. Quindi, che cosa do Ups, ho chiuso. Che cosa dobbiamo andare a fare per andare a riempire il database? Lanciando il comando artisan. Usando questo comando, praticamente il pacchetto si cicla tutti i database dei tenant e va a applicare le migration che noi andiamo a definire dentro database migrations. Tenant che è vuoto. Le cose che provi 100 volte. Ah sì, che in questo momento è vuoto perché l'avevo fatto su un altro progetto, però tendenzialmente facciamo così, questo ne copio qua. Ok, sicuramente adesso avremo tanti errori. Facciamo così. Migrate crash, ecco qua. Così evitiamo di fare migrate crash. Ok, questo si cicla tutte le tabelle. Questo sicuramente è colpa di Artisan Serve. Vediamo un po'.
Ah, ok. Pardon. Si cicla tutti i tenant e va a fare l'immigration singolarmente per ogni tenant. Quindi ogni tenant ha l'immigration che gli abbiamo definito dentro alla cartella tenant. E effettivamente, se notate, manca tenants e domain, perché tenants e domain ce li siamo lasciati per il master, che è quello che gestisce tutto. Volevo dire? Allora, ok. Parlando un attimo delle rotte, dobbiamo dividere le rotte del master, quindi del sito centrale che gestisce, dalle rotte dei tenant. Le rotte dei tenant hanno una serie di middleware, che sono questi due, che ci permettono di far andare questo gruppo di rotte all'interno dei nostri tenant, cioè quando a chiamare l'applicativo sono i tenant piuttosto che il dominio centrale. Quindi abbiamo visto la get slash, quella standard di Laravel, e infatti se io vado su 1.test appare questo. Possiamo quindi successivamente andare a registrarci. Questo non mi spiego perché JavaScript e CSS sono andati a farsi benedire, però la forma funziona, prendiamola per buona. Se io mi vado a registrare su 1.test con teo@teo.com, vado a mettere una password e faccio registra. Questo ovviamente mi dice che sono loggato, però ci serve per dopo. In questo momento mi sono andato a registrare su tenant 1 qui dentro, quindi i dati del tenant 1 sono all'interno del database tenant 1. Se andiamo su tenant 2, sulla tabella users è vuoto. Però, proprio per verificare che effettivamente questa cosa funzioni, io adesso vado sul tenant 2, faccio la login e provo a fare teo@teo.com. La password mi dice che non esiste. Non esiste perché lui dinamicamente al bootstrap dell'applicazione legge la URL e cambia il database in base all'URL, in base al dominio. Quindi, se io adesso mi andassi a registrare qui sopra con 2@2.com, è per divertimento, tac. In questo momento sono su 2@2.com. Un'altra cosa è il fatto che in questo momento, nonostante l'applicativo sia lo stesso, sono loggato, quindi la mia sessione è diversa per tenant. Questo perché vado ad utilizzare la session. No, in questo momento non sto utilizzando la session del database. Utilizzando la session del database, ti va a dividere la per tenant. Questo un attimino mi è strano qualcosa, cioè se faccio così mi trovo sloggato. Ok, Scusami, vediamo. Sì. volevo sapere, ma stando su due domini diversi è naturale che le section sono diverse, no? Sì, ma si potrebbe se la sessione è gestita a livello di file, come in questo caso che è sbagliato. Se le sessioni sono gestite a livello di file, ci potrebbe essere comunque uno scambio di identità, perché io magari nel tenant 1 mi copio il PHP SS session ID
vado sul tenant 2 e con quel PHP session ID sarei loggato anche sul tenant 2 con però un ID diverso, cioè con un utente diverso. Quindi in questo momento chiedo scusa, non l'ho fatto, però per un approccio multi-database o si utilizza il driver database di Laravel oppure si va a modificare lo storage per le sessioni andando a mettere dentro cartelle divise per tenant. Cosa completamente insensata in questo momento, visto che comunque puntiamo a far crescere la nostra applicazione e puntiamo magari a metterla anche dietro un load balancer, quindi l'approccio per database è quello più conveniente in ogni caso. Chiaro, chiaro. Comunque, ripeto, in questo momento non l'ho fatto, potremmo farlo, ma prendete per buono che funziona per database. Funziona per tenant anche la gestione delle code e quindi dei job. Ve lo dimostro. In questo momento io sto ogni volta che ricarico la home di un tenant faccio partire un job così di prova che mi va a scrivere un file di log e che in questo caso è ciao dal tenant 1 che mi va a scrivere quindi mi va a scrivere un file di log che mi definisce che mi dice qual è il tenant che sta seguendo questo job. Quindi se io torno qua, ecco qua, già è partito. Ogni volta che ricarico, questo è tenant 1, mi fa partire il job dal tenant 1. Se io torno qua e faccio la home, ricarica, a posto, partito il job da tenant 2. Ma per assurdo, faccio questo, ok, mi è partito il job dal tenant 4. Quindi anche la gestione delle code è gestito per tenant, quindi non ci dobbiamo stare a preoccupare della divisione di fare arzigogoli strani sul codice per gestire le istanze separate delle code. Un'altra cosa interessante che permette questo pacchetto è la gestione anche degli asset divisi per tenant, che per oggi non sono riuscito a farvi vedere un esempio pratico, però se andiamo sulla configurazione del pacchetto, e comunque lo potete trovare tranquillamente sulla documentazione, dove stava? Eccolo qua. Praticamente il pacchetto mette a disposizione due helper. Allora, di default questa variabile è impostata a true, quindi che significa che di default questo pacchetto al chiamare di asset cercherà già di chiamarlo a livello diviso per tenant e invece che essere diviso invece di chiamare l'asset normale. Facendo in quest'altro modo si possono specificare quali sono gli asset per tenant, si può fare che asset, comunque, quindi il nostro applicativo non lo andiamo a cambiare, e le pagine che devono essere divise, le view che devono portarsi degli asset divisi per tenant, possiamo chiamare semplicemente tenant asset e in quel modo cambia, switch lo storage per andare a chiamare i file di un tenant piuttosto che un altro. Quindi se ad esempio penso ad un e-commerce SaaS, Sì. posso aprire un sottodominio per un cliente che ha la sua, diciamo, ha delle sue view particolari, colori suoi particolari rispetto magari ad un altro. Quindi il core è sempre lo stesso, però praticamente gli assets, quindi la grafica, cambiano in base al sottodominio che il cliente ha attivato sull'e-commerce, per Esatto. intenderci. Ok, grazie. Poi ci stanno a un'aggiunta, ci stanno delle metodologie che comunque, se non ricordo male, spiegato nella documentazione in cui se un asset di un tenant non è all'interno del path del tenant, lo va a cercare automaticamente dentro l'asset normale dell'applicativo. In questo modo,
se fai una più, se vuoi fare magari una, la home page del negozio, la vuoi creare, vuoi dare la possibilità che il cliente si può scegliere magari, che ne so, il logo o un CSS diverso, si può fare in modo che se non trova il file per tenant, va a prendere il file globale. E questo qua ci risparmia tanto lavoro e soprattutto ci permette anche di, in una maniera o nell'altra, di avere una sola view per tutti. Chiaro, chiaro. No, ma mi affascinava la velocità con cui si può praticamente parametrizzare, ecco, in un'ottica di e-commerce, praticamente con un servizio SaaS, cioè parametrizzare un nuovo sito, un nuovo sottodominio in due passaggi, praticamente, cioè il cliente sceglie il sottodominio e praticamente si ritrova il database azzerato. Mi chiedevo solo se il pacchetto prevede delle tabelle comuni, cioè se attinge solo ed esclusivamente poi a quel tenant che ha creato, o può fare una cosa mista, cioè leggo una parte di dati dal tenant e una parte dal database. Immagino ad esempio, immaginavo un gestionale di fatturazione dove per esempio alcune tabelle potrebbero essere condivise perché uniche, tipo le tabelle IVA, tanto per dire, piuttosto che però delle causali di magazzino piuttosto che di contabilità sono specifiche per il mio tenant. Se era possibile attingere. Allora, sì, è possibile. Ora, non mi ricordo esattamente qual è il comando, però all'interno del model della risorsa a cui puoi accedere centralmente rispetto sul tenant, va a definire che la connessione non è quella tenant, ma è quella master. Grazie. Sicuramente la documentazione è abbastanza esaustiva, quindi comunque per questo pacchetto ci sta sicuramente la possibilità di farlo. Tra l'altro, un'altra cosa che magari può essere interessante è che si possono collegare delle risorse per i tenant. Mi spiego. Se tu carichi la tabella IVA sul tuo master, è possibile prevedere una sincronizzazione tale per cui che quando fai una modifica sulla tabella IVA del master, lui la replica su tutte le tabelle dei tenant. Beh, su tutte le tabelle IVA dei tenant. Ottimo. Quindi permette anche questi giochini che sono molto molto interessanti. Eccezionale, sì, eccezionale. Vi ho fatto vedere gli asset, vi ho fatto vedere le queue, vi ho fatto vedere comunque in generale come funziona. Io penso di aver finito. Forse sono stato anche un po' troppo veloce. Però, ecco, spero che vi sia piaciuto. Assolutamente, sì, assolutamente interessantissimo, credo veramente che sia un bel pacchetto, grazie comunque. Grazie a te.